Boom di presenze già nelle prime giornate della 22esima edizione del Couscous Fest. La formula del collaudato Festival Internazionale dell'Integrazione Culturale si dimostra ancora una volta vincente. Il Bia Theater, da quest'anno in Piazza Santuario, il fulcro delle manifestazioni, dalle gare ai cooking show agli appuntamenti. E la spiaggia, oltre che ad accogliere tantissimi visitatori, la sera si è trasformata da scenario per la musica e gli spettacoli. Un inizio che quindi lascia ben sperare. Il Couscous Fest è cresciuto anno dopo anno, quest'anno siamo alla 22esima edizione, abbiamo dato un maggiore attenzione alla parte culturale, agli eventi, qui in piazza dove c'è l'Agorà, è il cuore pulsante del Couscous Fest. È un evento che ha permesso a San Vito Lo Capo di essere conosciuta in Italia e nel mondo, e grazie a questo evento noi riusciamo a destagionalizzare i flussi turistici. Fino a fine settembre e anche oltre abbiamo tantissime presenze, e il PIL che San Vito Lo Capo riesce ad avere durante questo periodo in modo particolare è paragonabile a quello di una grande città turistica italiana, e questo credo che sia il risultato più importante per un amministratore che crede in un evento per creare economia nel proprio territorio. Terminata la competizione italiana che ha portato Massimiliano Poli a far parte della squadra azzurra che questo fine settimana competerà con gli altri paesi per il titolo internazionale, spazio anche ad altri appuntamenti come quello del FLAG. Il FLAG è stato chiamato dal Dipartimento Pesca a partecipare a questa importante manifestazione del couscous. Noi lo abbiamo fatto, e lo abbiamo fatto coinvolgendo i nostri partner più importanti, e Mare Puro è uno di questi. Oggi siamo stati presenti qua attraverso una degustazione che è stata fatta stamattina dall'una alle due circa. Poi abbiamo realizzato un workshop nel quale abbiamo trattato tutte le tematiche relative al nostro marchio di punta, che è Mare Nostro, che è il marchio che in qualche modo abbiamo già realizzato e sponsorizzato, diciamo, anche nella passata programmazione, e adesso concludiamo la serata appunto con la degustazione di prodotti di Tonnare. Siamo assolutamente contenti sia dell'affluenza che della estrema partecipazione delle persone. Anche l'assessore Francesca De Luca presente alla degustazione. È chiaro che noi non potevamo non essere presenti a una manifestazione che ha assunto questa valenza internazionale, e laddove il comune di San Vito Lo Capo ha una marineria che rappresenta una delle quattro che fanno parte dei nove comuni del FLAG trapanese. E qui noi sappiamo che i prodotti di qualità vengono particolarmente apprezzati, e noi cerchiamo di sostenere e di, laddove è possibile, portare avanti tutte le attività economiche che riguardano il territorio, e la pesca è una di quelle. Ma la sera, il Couscous Fest, lascia spazio alla musica e agli spettacoli, come quello di Sergio Vespertino di ieri sera e la musica dei Bundabash di sabato, che hanno fatto ballare tantissimi visitatori. Questa sera di scena è Camurria. Ma ce l'aspettavamo? No, nel senso che non ci siamo mai aspettati niente, abbiamo solo e semplicemente lavorato tanto, abbiamo fatto quello che volevamo fare, che ci piaceva fare, e sognavamo di arrivare un giorno, dopo tanti anni, come giustamente hai detto tu, a raggiungere questi livelli. Stiamo vivendo un bel momento, un bel sogno, insomma ce lo godiamo, sempre però con i piedi per terra e ovviamente mai fermandosi poi dal lavoro. Infatti stiamo già lavorando a nuovi progetti, nuove cose. Siamo molto felici perché soprattutto dopo 15 anni di gavetta, insomma, stiamo vedendo finalmente i nostri sacrifici ripagati. Guarda, la Sicilia per noi è veramente un pezzo di cuore, nel senso che ne parlavamo proprio prima. Ogni volta che veniamo in Sicilia, sono tanti anni che ci veniamo, la prima volta è stata 10 anni fa a Palermo.